Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Soma. Qui la situazione è sempre più allucinante e devo dire che questo momento è molto 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 Half-Life, ma veramente tanto. Non ci resta che tuffarci di sotto perché esci da quest'acqua subito, subito. Subito proprio. Ho paura di sapere che cazzo c'è lì sotto, guarda. E in tutto questo, ma dove siamo? Dove siamo? Sono completamente spaesato, disperso. E ferito, aggiungerei. Madonna, quanto è Half-Life questo momento. Forse, forse, ragazzi, se c'ho tempo, perché c'ho veramente troppe serie da portare, ma anche Half-Life 1, anche il 2 non è male, ma anche il 2 probabilmente, ma il primo soprattutto è qualcosa di bellerrimo, lo voglio assolutamente sul canale. È un capolavoro. No, no, no! Ok, aspetta un attimo. Ok, so... Perché c'è sta musica? Non c'è niente di male sott'acqua, giusto? Giusto? Se vedessi qualcosa. Allora, abbiamo varie scale. Quella che ho preso io non sembrava funzionare al nostro scopo. Proviamo tipo questa. Posso saltare? Sì. Ah, ok. Ah, la sezione platform è epica, cavolo. Aspetta, dov'era la scala che ho preso prima? Questa era. Aspetta un po', non c'è manco bisogno di saltare. Dove stiamo scendendo? Ma dov'è che devo uscire io? Dov'è l'uscita? Ma AUX tunnels. Quindi tunnel ausiliari. Me butto, m'ammazzo. Lo so, me lo sento, guarda. Però non vedo, non vedo altri modi. Ci provo.
Non mi sono ammazzato. Cava. Oddio, speriamo di trovare presto un coso lì. Quelli per curarsi, perché. Madonna, quante Half-Life, ragazzi. Questo è proprio, direi, un omaggio, direi, eh. Perché, ma tantissimo, mi sembra di star giocando a Half-Life 3. Senza armi. Oh, sì. Oh, che bello. Emergency flash. Ok. Ma maledetto, lo sapevo, me lo sentivo. Oh, achievement sbloccato, i sogni muoiono all'alba. Ma quindi sì, quello era Akers. Fammi vedere che cosa si sono inventati per non farmi tornare indietro. Voglio proprio vedere, guarda. Io ho sempre curiosità in queste cose. Voglio vedere questi piccoli, questi dettaglini tecnici. Hanno messo il salitone classico? Eh sì, hanno messo il salitone classico. Ma bene, 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 bravi. Hanno fatto bene. Invece del muro invisibile o la grata che si chiude. Allora, da qua posso raggiungere Omicron a piedi, penso. L'importante è che siamo vivi, siamo tutti interi. Akers è rimasto lì dentro. Ah, t'hai capito il bastardo! Ora sto cominciando a capire. Praticamente, allora, sfruttiamo la passeggiata per fare due chiacchiere. E vi ricordate quando eravamo a Delta, no? Perché Akers era Delta. Quella lì dove ho bruciato quel robottino per prendere il chip che mi è dispiaciuto tanto. E praticamente Akers stava a Delta e mentre tutti se ne andavano lui ha voluto rimanere lì. Lui era già fuori di testa. Ok? Che sta succedendo? Ma cos'è? Sembrano mine. Ma cosa sono gabbie? Mi tocca stare zitto, ragazzi. Guasto alimentazione. Ma cosa sono? Un robottino. Ehi. No, è andato. Sono tutti collegati tra di loro. Cos'è? Una specie di. Non lo so.
Forse è questo Omicron. Qua c'è una mega voragine. No, 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 ci stavo scivolando. Mamma mia. Non sembra si vada da nessuna parte di qua. Però, qua sopra. Stavo dicendo che Akers, ma vaffanculo. Sì, questo è Omicron, Omicron. Sì. Dicevo, prima di entrare Omicron, che Akers ha voluto rimanere a Delta quando tutti le evacuavano, perché lui non è impazzito rimanendo solo. Lui era già fuori di testa e va a capire perché voleva fare sta cosa di ingoiare il gel strutturale, e per quello ha voluto rimanere solo, per far sì che nessuno lo vedesse, nessuno gli impedisse di fare sta cosa. Quando poi ha capito bene come funzionava la faccenda, si è fatto venire a prendere. Loro l'hanno già trovato fin di vita, si è fatto portare, l'hanno portato a Teta per salvarlo, ma in realtà era il suo piano. Lui ha usato il suo corpo come cavallo di Troia, diciamo, per entrare dentro Teta e portare quello schifo dentro Teta, e ha ammazzato tutti. Quindi quello era, quello che è rimasto là era Akers. Questo povero Cristo. Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones? Open up! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Eccola, questa era Jonesy. Guasto alimentazione. Quindi qui. Ah, ah, cazzo. E questo di certo non lo riparo, eh. Però qui c'è anche quel tubicino lì che va, che va, che va, che va fin qui sottoterra e poi scompare e non riappare. Quindi, dato che tutti questi affari hanno tutti guasto alimentazione, qui c'è un enigma per forza che ha a che fare con queste gabbie strane. Qui abbiamo un affare per curarci, cosa che presumo ne ho bisogno. Ok. Questo è disabilitato. Mi sa che Wow sta succhiando tutto da qui. Non capisco, robottino, tu dovresti aiutarmi. Che altro, perché non so cosa sono questi affari. A quanto pare sono un modo, un marchingegno per creare corrente elettrica, presumo. Qui c'è il cavo, ma questi pulsantini non li posso premere, vedo. Guasto alimentazione. Forse uno di questi cosi non ha guasto alimentazione. O sì, tutti hanno guasto alimentazione. Ah, non avevo notato la scaletta prima. Manual override.
Guasto alimentazione anche qui offline. No, non va. Pressure pump. Pompe di pre... Ma porca miseria, non funziona niente. No. Allora, warning. Ok, before flushing, make sure to open valves and turn on the pump. Allora, open valve, no, non me lo fa fare. Ok, da qui si apre le valvole. Ma sono bloccati. Ah no, sono proprio bloccati. Qui mi dice prima di scaricare, aprire le valvole e attivare la pompa. Ma non posso. Quelle sicuramente sono solo delle spie. Sono questi cosi qua. Perché questa è la pompa. Ma è tutto bloccato, cavolo. Quindi prima dovrei aprire le valvole. E le valvole sono queste. Ma... No, qui... Ah, ecco, ora fa. Vaffando. Le valvole. E la pompa. Ok. Tiriamo lo sciacquone. Perfetto. Dai, no, non collassare ora, per favore. Non so se mettere prima lei o... Non posso. Guardate perché. Ha un buco nel cranio. Noi sicuramente leggiamo le cose dal chip corticale, dalla scatola nera che implantavano nel cervello delle persone. Qui è stato asportato. Ma da chi? Ah, mettiamo Catherine giù. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Allora. Kat, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured... Being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Che storia.
Allora, fammi capire che devo fare qui. Why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Cosa dovrei fare qui? Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Comincia a farsi domande esistenziali. bravo. Sono un grande. Come ho fatto? Sono un mago. Ah no, ma è magico questo coso. Ora però non vedo più una sega, ma speriamo non serva. Allora, fammi vedere, io sono proprio un esperto, di queste cose. E qui c'è... Dove sta il problema? On. Ok. Qui è rotto. Quindi se io faccio on... Oh! Ah, ha funzionato. Io faccio on... Non si capisce bene... Perché scintilla? Ah, questo è rotto. Non so se sto facendo bene. Ah, ho capito. È il giochino classico del... Arriva qua giù in fondo con tot mosse. Allora, questo. Questo. E siamo qui. Poi. Questo. Questo. Ah no, questo è rotto. Quindi questo. Questo è rotto, maledizione. Questo. Questo. Oh fuck. Questo. 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 No. Ok, allora, tu, questo è rotto, tu, ce l'abbiamo fatta, e tu. Ok, funziona tutto? Sì, funziona tutto. Quindi? Buffer radio. Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do, that's stuff for emergencies. Besides... Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up! Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of, so I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents.
That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Come dicevo io. Omicron stato in quarantena. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Serve un codice, quindi, penso, per sbloccare Omicron. Did you do that, Catherine? What? Never mind. È comparso questo UBZFZMM. Stato scatola nera. Stato staff Omicron. Dal Giulia, non operativo, non operativo, non operativo, non operativo, non operativo. Sono morti tutti. Strano. Aggiornamenti di sistema. Cos'è? Utente Wojciech. Aggiornamento abilità scatole nere. Sistema di sicurezza Cartage implementato. Utente Kolaski. Nota estensione standard X4B. Calibratore di zona per ISA. Strumento diagnostico per piano di contingenza post impatto. Questo è uno script. Operazioni richieste perché la gru torni a funzionare. Ora dipende da Alan. Aggiornamento di sicurezza inutile per quei topi di laboratorio paranoici. Morti non mordono. Invece sì. Aspetta un attimo. Qual è l'ordine? Ah no, ok, questo è l'ordine. Qui è successo qualcosa. Dov'era? Qui. Perché mi sta sclerando la vista? I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lowered into the back of a van? What are you talking about? Eh già. Mamma mia. Oh mio Dio, abbiamo appena fatto una cosa terrificante. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Oh mio Dio. Abbiamo appena fatto una cosa gravissima, ne sono sicuro. Ne sono sicuro. Aspetta un po' che posso salire di sopra. Messaggio trasmesso da Stormhier. Adam Golaski è pregato di raggiungere Theta il prima possibile, urgente. C'è scritto niente dietro? Oh sì, Gask, ho fatto il possibile per capire di cosa si trattasse, ma non mi hanno voluto dire niente. So solo che mi hanno chiesto se eri scomparso o se eri morto. Sembrano usciti di testa, non so perché, ti conviene fare come dicono. Herbie. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Io sono terrorizzato da ciò che troveremo dentro Omicron. Anche perché, voglio dire, perché a questa gli hanno sbarbato la scatola nera dal cervello? Oh mamma mia. Oh mamma mia, cosa ci sarà dentro Omicron. Scendiamo giù, va. Ora fa tutto in automatico, no? Perfetto.
Ma quindi ora sti cosi che fanno? Fatemi vedere. Oh, il robottino funziona. Ma che sono, tipo antenne? Specie aringa atlantica. Ah. Perché non... perché ho la visuale distorta quando guardo questo? Qui era un allevamento, cioè erano gabbie, avevo capito bene allora. Pesce prete. Sono sicuro che in qualcuno di questi c'è qualcosa. Perché è disturbato nel guardare questi cosi? Oh, era quel robottino lì che mi disturbava. Fammi vedere. No. Oh sì. Oh, non lo so. Non è neanche importante alla fine. Tanto qui i pesci non ci sono più. Questi lo usavano come allevamento per procurarsi il cibo nella base. Chissà qual era lo scopo di sti robottini. Magari dargli da mangiare. Ok ragazzi, io la interromperei qui. Perché, madonna. Alla prossima.